Ciao a tutti amici di Oltre lo Sguardo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare del futuro di Oltre lo Sguardo. Il futuro di Oltre lo Sguardo, cosa succederà, cosa doveva succedere che non è successo, tutto dopo la sigla. Eccoci qui, come ho detto all'inizio di questo video, oggi vi voglio parlare del futuro di Oltre lo Sguardo, location diversa. E cominciamo col dirvi, come sempre, come vi dico sempre in ogni video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere avvisati ogni volta che Oltre lo Sguardo inserisce un nuovo video. E poi mi raccomando, iscrivetevi, perché molti di voi guardate i video senza essere iscritti. Iscriversi a un canale YouTube non serve una laurea, non serve, non bisogna pagare, è tutto gratuito, non è fatica, basta fare un semplice click, fatelo, mi raccomando. Già che quando guardate, se vi piace mettete un pollice in su, se non vi piace lo mettete in giù, ma è importante che vi iscrivete, per me quello è, per me è l'importante. Comunque andiamo avanti, dopo questo piccolo sfogo passiamo a parlare invece del futuro. Cominciamo con quello che avevo detto di fare che non ho fatto. Ecco, cominciamo da quello che dovevo fare Oltre lo Sguardo e che non ha fatto. Cominciamo col primo, la rubrica dedicata al cinema, che non mi è sembrata, diciamo, una rubrica adatta, o meglio, per ora l'ho lasciata, anche se sì, c'entra perché comunque riguarda il cinema, ma devo essere sincero, sto un po', diciamo, volevo capire chi casomai mi stava chiamando qualcuno in diretta, era proprio il massimo, sarebbe stato comunque. E sì, era una rubrica che avevo intenzione di fare che non ho fatto, perché sai, inizialmente lo sai quando inizialmente la pensi la cosa, la studi e ti piace, però poi quando arrivi in qualche punto che dici ma qua ma che devo fare, perché sarebbe stata bella una rubrica dove mi consiglio dei film, ma ne esistono già tanti di canali di questo, quindi vabbè. Per ora questo è un punto interrogativo, non si sa mai se arriverà sul canale. Poi cominciamo nella seconda, diciamo, delle tante. Un'altra cosa che dovevo fare e che non ho fatto. Molte video recensioni che ho detto, sono tante, che invece dovevo fare e non ho fatto. Perché io di video recensioni non le faccio se non ritengo veramente opportune, soprattutto lo faccio su un prodotto che c'è poco in giro, cioè se io di quel prodotto su YouTube ce n'è migliaia, io non li faccio, o meglio, se ci sono ma ce ne sono pochi li faccio, ma se vedo che ce ne sono talmente tanti che comunque il mio potrebbe non avere un grande successo, comunque riscontro, perché? Ecco, e questa è un'altra cosa. Poi passiamo avanti, invece passiamo a quello che ho fatto. Ho fatto che? Ho continuato con la rubrica dedicata a Snapchat e questo l'ho fatto. Ancora deve continuare, ma l'ho fatto. Poi ho fatto un sacco di video di viaggi, di rubriche di viaggio, Basilicata e tanto altro. Poi arriva, oltretutto i video di... Io ho fatto dei video nuovi su Gardaland, anche se riprese vecchie, ma l'ho fatto. E soprattutto Oltre lo Sguardo ho fatto un piccolo ringiovanimento ringiovanito un po' il canale, perché ha diviso tutto per rubriche, rubrica viaggiamo solo parchi, rubrica viaggiamo solo cibo, rubrica viaggiamo solo natura, e per ora basta. Quindi questo è un altro importante aggiornamento di Oltre lo Sguardo. Poi Oltre lo Sguardo ha fatto anche un'altra cosa, o meglio sta facendo un'altra cosa, si sta impegnando a studiare meglio i prossimi viaggi, perché Oltre lo Sguardo si sta orientando molto più su quella linea, perché sì, video di prodotti, video tutto inerente alla fotografia, perché ben sapete questo è un canale dedicato esclusivamente alla fotografia del video e tutto ciò che gli passa vicino, di fianco, che lo sfiora, quindi tutto ciò che comunque che lo riguarda di foto e video. Ma Oltre lo Sguardo, io sto facendo prendere al mio canale Oltre lo Sguardo il binario dei viaggi, perché è quello a cui io puntavo e devo dire sono i video a cui sto veramente spopolando.
e li vedono in Germania, li vedono in America, li vedono veramente un po' dappertutto, e anche se il canale deve ancora crescere di più, però purtroppo, come ho già detto, molti vedono i video senza iscriversi. Quindi se lo fate, io ve lo ridico ancora, non perché io voglio essere rompiballe, però è brutto vedere un video e non iscriversi, soprattutto se il video piace. A volte lo fate, le persone lo fanno, voi lo fate, o comunque lo fanno perché non ci pensano, che però invece devono pensare che comunque fare un click su iscriviti, per chi lo fa magari non è niente, ma per chi lo riceve, in questo caso oltre lo sguardo, sì, è importante, molto importante. Quindi andiamo avanti in quello che ho fatto, che sono comunque tutti i viaggi, tutti cose dedicate alla Basilica, alla Basilica, alla Basilicata e tanta tanta roba. Adesso arriviamo in quello che sta per arrivare, non so quando perché chiaramente piano piano sta per arrivare nuovi video di Menenti ai parchi, che finalmente sta arrivando il sogno di Oltre Sguardo di andare a Disneyland Paris. E non solo Disneyland Paris, perché dopo, se uno va a Disney a Parigi, va comunque in Francia, a Parigi. Quindi io soprattutto dico, sto andando a Parigi e poi sto andando a Disneyland Paris. Quindi ci sarà il video di Disneyland Paris, il video degli Studios, ci sarà soprattutto il video di Parigi sulla Torre Eiffel, comunque sotto, non sappiamo se Oltre Sguardo salirà o meno, e ci saranno poi tante altre cose. Molti video, soprattutto molti contenuti su questo, perché come ben sapete, Oltre lo Sguardo ha fatto anche un nuovo aggiornamento, quello di non fare un video grosso. Sì, alcuni saranno grossi, ma alcuni saranno anche più video, cioè nel senso del parco Disneyland Paris magari sarà unico, inizia e finisce con quello, e gli studios inizia e finisce con quello. Però se va a Parigi, va alla Torre Eiffel, poi va al Giro del Fiume, poi va a quello, poi va a quell'altro, chiaramente saranno tanti video spezzettati con solo quello che magari c'è. Dipende chiaramente dalle riprese, da tante cose. Magari io adesso sto parlando e poi succede tutto diverso. Quindi io spero che questo video non sia stato noioso, ma è per aggiornarvi sul futuro di Oltre lo Sguardo e su tutti gli aggiornamenti. E quindi le novità sono queste, ce ne sono tante, e vi lascio. Ciao a tutti, alla prossima con Oltre lo Sguardo. Iscrivetevi, mi raccomando!